fatto in maniera classica, del sito come andrebbe eseguito è fatto in questo modo. Ok, quindi tantissime volte si vedono cose di questo tipo, cose di questo tipo, gambe basse, ok? Le gambe sono sempre parallele al pavimento, i fianchi vanno spinti in avanti fino ad essere a livello delle mani. Il fatto che si possa eseguire mantenendo i fianchi più indietro è semplicemente perché si riducerà l'impatto. Come dicevamo prima, no? Nell'esercizio che prima vi faccio vedere, quello con le gambe raccolte, se all'inizio il principiante gli è permesso tenere il sedere all'indietro perché non ha la forza, l'obiettivo da ricercare è la spinta del bacino poi in avanti. Chiaramente il fatto di tenere il sedere più indietro permette di riuscire a comprimere di più il busto sulle gambe. Quindi se avete poca forza di flessori d'anca o bicipiti femorali corti, la cosa comincia ad essere abbastanza complessa. Motivo per cui quando si lavora a corpo libero non si può pensare solo in ottica della forza, ma bisogna pensare anche flessibilità, muscoli lunghi, mobilità articolare. Perché arrivati a un certo punto alcune progressioni prevedono sia un certo livello di mobilità articolare sia un certo livello di flessibilità in alcuni gruppi muscolari. Se no la progressione diventa difficile da portare avanti. Per esempio questa, nel sito, quella con il busto schiacciato sulle gambe, è uno step da cui non si può scappare. Ed è, diciamo, la penultima step, quella finale, quella di portare avanti le gambe. Quindi, lavorare anche sulla forza dei flessori dell'anca e sulla flessibilità della catena posteriore sicuramente ci dà una mano per poter passare alla fase finale. Ok? Quindi se volete provare adesso, dove